la pluralità dei simboli e delle azioni rituali che caratterizzano la Settimana Santa in Sicilia è certamente irriducibile a una lettura univoca. Non c'è celebrazione locale che possa considerarsi riassuntiva e rappresentativa della molteplicità e della ricchezza delle storie e delle tradizioni culturali e cultuali, delle espressioni artistiche e performative che sostanziano le cerimonie dei suoi diversi centri. Queste presentano infatti da luogo a luogo caratteri che lasciano trasparire specifici retroterra storico-culturali e religiosi. In taluni casi, soprattutto nelle città e nei paesi più grandi, dove più spesso sono enfatizzate le processioni del giovedì e del venerdì, si osservano momenti che perpetuano tradizioni medievali e barocche, quali i riti penitenziali, le solenni e composte processioni di confraternite e maestranze, spesso accompagnate dall'esecuzione di canti polivocali. I grandi fercoli con gruppi statuari rappresentanti i momenti della passione, ovvero la messa in scena processionale o sul palco di episodi salienti della storia sacra. In altri casi, soprattutto nei centri di tradizione rurale, dove più spesso sono valorizzati i riti della domenica, certe loro sezioni sembrano più evidentemente sostenute da una visione del mondo e della vita di orizzonte agropastorale ed espongono simbolismi quali fronde vegetali, falò, orgiasmi alimentari, mascheramenti, corse e danze di fercoli, di fantocci che rappresentano gli apostoli, che richiamano l'esigenza di promuovere la renovatio temporis e rivelano il legame istituito a livello folclorico tra la rinascita primaverile della natura e la rinascita dell'uomo Dio, la morte e resurrezione del Cristo. In numerose altre circostanze si osservano convivere, compenetrati in un discorso unitario e coerente, simboli e azioni rituali pertinenti ai due diversi orizzonti che abbiamo sinteticamente illustrato. Al di là però di ogni diversità morfologica e funzionale, sempre e comunque le cerimonie della Settimana Santa costituiscono il momento centrale e fondante del calendario cerimoniale che scandisce i tempi del lavoro e della vita in comune e perciò si presentano come fatto sociale totale, come esemplare esposizione della vita laica e religiosa della comunità. I riti della Settimana Santa sono d'altronde il momento elettivo di ricomposizione dei conflitti individuali e collettivi, quindi di rappresentazione e riaffermazione di un ideale ordine sociale e del correlato sistema di valori, e insieme momento di esaltazione del patrimonio e della tradizione, della memoria, e per questo potente volano del senso di appartenenza collettiva. Nella preparazione e nell'esecuzione dei riti che si dispiegano dalla Domenica delle Palme alla Pasqua, si trovano infatti riunite e coinvolte, sia pur in grado e modi differenti, tutte le componenti della società cittadina. Anche quella parte degli abitanti che si è trasferita all'estero o in paesi del nord Italia o nelle città per ragioni di lavoro. Proprio perché occasione di esibizione pubblica della propria fede e di esposizione di un'identità ideale, i riti della Settimana Santa, al pari di tutte le grandi feste che scandiscono i calendari cerimoniali delle comunità, sono anche nel loro complesso lo spazio-tempo elettivo di affermazione, negoziazione e riconfigurazione dei rapporti di potere che segnano i rapporti tra le diverse agency territoriali, cioè tra le diverse componenti che animano e governano la comunità, le confraternite, le istituzioni ecclesiastiche, civili, militari, gruppi di interesse più o meno chiari. Anche gruppi malavitosi, gruppi di mestiere naturalmente. Ciascuna di tali componenti, di tali appunto agency, promuove con finalità non sempre perimetrabili, specifici e spesso confliggenti interessi, ricercando il controllo dei momenti topici dei riti festivi e manipolandone ad arte il simbolismo rituale. In questo modo
di sotto di una narrazione scenica che vuole offrire complessivamente l'immagine di una comunità unita e solidale, capace di ricomporre tensioni e conflitti attraverso la condivisione del culto cattolico e delle pratiche religiose tradizionali, hanno luogo scontri tra municipalità e chiesa, tra chiesa e confraternite, tra diverse fazioni di fedeli che fanno riferimento a poteri economici e politici antagonisti. Tutti comunque, sebbene sostenuti da diverse istanze, desiderano partecipare alle cerimonie della Settimana Santa. La festa di Pasqua è d'altronde la festa delle feste, la festa che rifonda l'ordine naturale e sociale, la festa che riempie di senso i cicli della vita individuale e collettiva. Il Cristo è investito in ambito folclorico di una valenza segnica che trascende il significato liturgico, venendo a rappresentare con la sua vicenda di morte e rinascita lo scontro vittorioso delle forze del cosmos contro quelle del caos, l'affermazione del bene sul male. Ed è per tali ragioni, per le funzioni e i sensi, cioè, che la Pasqua detiene a livello liturgico, a livello sociale, a livello folclorico, a livello della fede partecipata, che la mancata celebrazione dei riti popolari della Settimana Santa, necessitata dall'urgenza di contenere una pandemia che affligge l'intera umanità, rappresenta un drammatico vulnus dalle inevitabili ricadute individuali e collettive, psicologiche e sociali. Un vulnus che nessuna loro riproposizione virtuale potrà autenticamente lenire.